Ciao a tutti, eccoci qua di nuovo nel portiere Strano Mestiere. Prima di affrontare il tema tecnico di oggi, vi ricordo che per ordinare il libro Il ruolo del portiere nella pallanuoto è necessario effettuare un versamento con una donazione minima di 12 euro nel conto corrente che è riportato intestato a questo video. Un'altra raccomandazione che vi faccio è di specificare che il versamento è stato fatto per il libro e contattare a mezzo telefono cellulare o per email e il Polli per poter comunicare il vostro indirizzo. Adesso affrontiamo la parte tecnica della quale parleremo oggi. Come ho già detto in altri video, sono contrario a dare una classificazione e una definizione alla posizione del portiere, ma siccome ho ricevuto molte richieste in questo senso per avere almeno delle indicazioni di massima, è questo quello che ho cercato di specificare nello schema che andremo ad analizzare adesso. Entriamo adesso nel tema tecnico che vorremmo trattare oggi. In passato, negli altri video, ho specificato la mia reticenza a dare delle indicazioni specifiche sulla posizione del portiere, perché queste sono condizionate da tantissimi fattori, sia dal suo fisico che dalla sua altezza, che dalla sua preparazione atletica e quindi muscolatura. In tutti i casi, in questa immagine che poi riporteremo alla fine del video, ho evidenziato che si parla di indicazione di massima per la posizione del portiere. Ho sottolineato che il bacino deve essere sempre retroverso, anche nel caso di una posizione, chiamiamola verticale, vedremo che verticale non lo è, e i piedi devono lavorare sotto la verticale dei glutei. Perché ho evidenziato anche questo? Perché troppo spesso mi arrivano video, immagini di atleti che utilizzando sovraccarichi quali dischi di ferro, cinture di piombi, giubbotti appesantiti, eccetera, tendono ad assumere una posizione seduta nell'acqua, una posizione seduta che implica l'impossibilità di una distensione successiva dei muscoli lombari nel momento di effettuare una parata o un intervento che è volto a stoppare il pallone. Gli atleti alti e longilinei dovranno avere una minore inclinazione degli avambracci nella posizione 1, che è quella che andremo ad analizzare dopo, relativa alla distanza ravvicinata dell'avversario, e del busto nella posizione 4, che invece analizzeremo anche questa, è quella relativa alla posizione di un giocatore a una distanza di 8 metri o superiore. Gli angoli che abbiamo voluto analizzare sono l'angolo A, fra la verticale rispetto al livello dell'acqua e l'inclinazione del busto, l'angolo B, quello relativo alla distanza fra il busto e le gambe, e l'angolo C, quello all'interno delle gambe stesse. Nella posizione 1, come vedete qui e nelle successive, ci sono due valori differenti, dove nel caso del busto e degli arti superiori facciamo riferimento al valore minore per atleti alti, mentre nell'angolo inferiore, quello cioè fra il busto e le gambe, il valore da prendere come riferimento per un atleta più alto o comunque longilineo è quello superiore. Lo stesso dicasi per le immagini che andremo a vedere successivamente. In questa posizione, l'angolo che suggeriamo di tenere fra le gambe, quindi l'apertura delle ginocchia, è di 35 gradi. Via via che ci allontaniamo, intendo il tiratore si allontana dalla porta, vediamo che c'è un cambiamento nell'angolo A, cioè quello fra la verticale ed il busto. E nella situazione 2, nella posizione 2, nella distanza di 4 metri, abbiamo un angolo di 20 gradi rispetto alla verticale, un angolo di 95 fra il busto e le gambe, e un angolo di 50 gradi all'interno delle gambe stesse. In tutte queste posizioni, comunque, sebbene l'angolo fra il busto e il braccio sia condizionato evidentemente dall'inclinazione del busto, chiediamo o cerchiamo che il lavoro delle mani avvenga sempre in prossimità della superficie dell'acqua, per ovvi motivi, uno dei quali è avere una velocità di uscita delle mani dall'acqua importante anche nel caso di una distanza maggiore dalla porta del tiratore.
nella posizione 2, nella posizione 3, c'è un elemento comune. Sebbene si incrementi l'angolo di inclinazione del busto di qualche grado, perché si sta parlando di distanza di 6 metri per la posizione 3, l'angolo consigliato fra il busto e le gambe rimane invariato, mentre si andrà a chiudere un po' l'angolo all'interno delle gambe. Perché? Perché in questo modo si crea una maggiore spinta iniziale del piede sull'acqua. Questo sicuramente andrà un po' a discapito della velocità di esecuzione della pedalata, però è importante perché evidentemente dovremo andare a intercettare un pallone che sia indirizzato all'incrocio su una traiettoria più rettilinea, arrivando il tiro da più lontano e quindi meno vicina alla portata delle nostre mani. In entrambi i casi, l'angolo che suggeriamo di tenere fra le gambe, quindi la distanza tra le ginocchia, non deve essere superiore ai 50 gradi. Passando all'ultima posizione, qui vediamo, come vi ripeto, una minore inclinazione del busto del portiere quando siamo in presenza di portieri longilinei, un angolo che si riduce, quindi abbiamo una chiusura, diciamo, fra busto e gambe dell'atleta, mentre non consigliamo di aumentare la chiusura all'interno delle gambe, come di non superare i 55 gradi di apertura fra le gambe, quindi di non cercare una distanza eccessiva delle ginocchia, perché questo che cosa comporterà? A fronte di un maggiore appoggio, impedirà l'incremento della velocità della pedalata, dell'effettuazione della bicicletta e una maggiore difficoltà nel lanciarsi verso l'incrocio con tutto il corpo. Come abbiamo detto in altri video, l'importanza della pedalata, della velocità di esecuzione della pedalata, che cosa comporta? Comporta che se io ho una pedalata in rapida successione, avrò più opportunità di appoggi da quella parte per poter saltare, distendermi e comunque allungare il braccio per poter intercettare il pallone. Un'ultima indicazione prima di salutarci. Quando mettete un ragazzo in porta, prima accertatevi che lui abbia imparato bene il movimento dei piedi, è fondamentale. L'estroversione, introversione del piede, la rotazione della parte inferiore della gamba sono determinanti sia perché lui riesca poi a trasferire all'acqua tutta l'energia, la forza che ha nelle gambe, e questo lo dovrete fare prima di pensare di lavorare con dei sovraccarichi. Un'altra cosa fondamentale è che lui apprenda la retroversione del bacino per mantenere l'equilibrio, una stabilità importante dei muscoli dell'addome che consenta anche una stabilità del bacino e che consenta di trasferire al busto tutta l'energia e la potenza sviluppata dalle gambe. Detto questo, vi saluto e come sempre il saluto che ci unisce noi appassionati di pallanuoto: la pallanuoto non morirà mai. Alla prossima volta.